Non si devono dividere tra chi è dentro e chi è fuori, ma tra chi si sente peccatore e chi pensa di essere giusto. Abbiamo capito che non c'è chi salva e chi è salvato. Ci si salva insieme. Sono parole del cappellano del carcere, Don Adamo Afri, che ha aperto la fiaccolata di sensibilizzazione sulla vita carceraria. Lo scorso anno l'iniziativa fu ideata dalla Caritas in occasione dell'Anno della Misericordia. Ieri sera oltre 200 persone hanno partecipato alla seconda edizione ed ora in poi l'evento diventerà un appuntamento fisso ogni aprile. Non solo costruzione in mattoni o pietre, ma la Chiesa è anche fatta di buone relazioni con chi soffre come i detenuti. È stato questo il messaggio lanciato dal Vescovo Monsignor Gianni Ambrosio, che ha partecipato all'iniziativa con numerosi sacerdoti, associazioni, scout e cittadini comuni. Dalla chiesa di Santa Franca al carcere delle Novate, la folta delegazione con fiaccole in mano ha proceduto silenziosamente. Due le tappe con letture e canti, prima di raggiungere il penitenziario delle Novate, dove alcuni detenuti hanno raccontato le loro storie di difficoltà e speranze, ed è intervenuto anche il direttore Caterina Azzurlo.